La sperimentazione te la trovi senza volerlo. Io credo molto al racconto, al modo di raccontare. Infatti la scrittura mi ha anche sempre tentato, proprio la scrittura, quella della penna. Passando alla scrittura della videocamera, vado dietro ai ritmi di un racconto, e il racconto a volte vuole un certo montaggio frenetico, oppure vuole un montaggio più disteso. Sì, poi magari alla fine viene fuori una cosa che è un po' diversa dallo standard degli altri film, ma bene, è un suo carattere, ecco. È una sperimentazione in work che nasce dal lavoro, insomma, ecco, nasce dal lavoro che fai, anche perché quando si gira tutto con se stesso e nient'altro, non è che prima scrivi il soggetto, poi fai la scena, no, nasce tutto insieme, a piccoli bocconi, come quando si scrive con la penna, che scrivi un periodo, poi un altro, se non ti va bene cancelli, rifai, è come una scrittura, e nasce un po' tutto assieme, perché come giri delle inquadrature, le controlli subito sul computer, vedi subito che montaggio è possibile fare, non è che fai subito il montaggio, però lo abbozzi, lo capisci, capisci se manca qualcosa, una nota più forte oppure più leggera, e poi torni a prendere la macchina e giri quella cosa, e poi la riporti. Il film nasce a poco, se nasce il bisogno di una battuta, ci pensi 2 minuti e te la scrivi lì con la matita su un pezzo di carta per non dimenticarla, che poi la adopererai. Ma tutto così, non c'è niente di programmato. Sono fuori dal cinema industriale che si fa, e faccio quello che posso, ecco, non è che voglio resistere a cosa, no, sul cinema che si fa oggi ho delle cose da dire, il cinema italiano specialmente, che è raramente interessante, ecco, è molto curioso, sono sempre tutti dei filmetti, non c'è mai qualche maledetta idea dentro che crea un film che esplode, che provoca delle cose, ecco, non so, specialmente tutti questi film sui sentimenti, i rapporti, sostituisce la letteratura, ma allora preferisco un libro, perché magari di un autore importante, ecco. Mi è servito il documentarismo moltissimo ad usare direttamente la macchina da presa, e il documentario quasi sempre ha il montatore, ma te lo monti tu, perché il documentario non è che segue una linea scritta, per cui anche se non ci sei tu il montatore, sfoglia le pagine del copione e poi monta lui, poi tu vai a dare un'occhiata, a far cambiare. Il documentario è tutto materiale sfuggente che dipende da come lo attacchi, se funziona o no, capito? Per cui il documentario è stata una grande lezione nell'uso degli obiettivi della macchina da presa e nell'uso della moviola, del montaggio, ecco. A quello mi è servito molto. Riesco a fare anche queste mie cose tutte personali, perché nel cinema ho sempre fatto un po' di tutto. Ho scritto, ho fatto il documentarista con la macchina in mano, sono stato in moviola, per cui so un po' tutto, ecco. In più ho sempre letto tanti libri,
La letteratura è sempre un grande nutrimento, comunque, anche se poi fai il cinema, perché ti insegna delle cose. Io non ho mai fatto film da racconti, no, però ho sempre letto, anche se poi ho fatto altre cose, però stare a contatto con la lettura, con i racconti degli altri, ti dà sempre delle spinte, ti dà anche la voglia di fare proprio addirittura, sì.